15 minuti del secondo tempo, quasi un'ora di gioco, sterili tentativi da una parte e dall'altra, Matera e Taranto, un derby senza grandi passioni che si infiamma solo per la rete di Alvaro Zian. L'attaccante lucano fa tutto da solo, le responsabilità dei difensori tarantini non mancano, il resto è nella perentoria conclusione di Zian. E per un attimo, ma solo per un attimo, tornano alla mente le esaltanti immagini di un derby del 1979, anche quello vinto dal Matera. Due storie diverse. 17 anni dopo Matera e Taranto sono lontane dalla Serie B e lottano anche per non morire. Sul piano tecnico un calcio povero, anche sotto il profilo agonistico, giudizi modesti. Un tirare a campare che non è mai piaciuto alle opposte tifoserie. Quella materana ci ha messo una pietra sopra, quella tarantina non ci sta e scarica la sua rabbia su questo striscione, sotto accusa la dirigenza del club. In un derby sul grigio fumo, in ogni caso ad aver fatto vedere le cose migliori è stato proprio il Taranto, vicino al gol con Sparacio al decimo del primo tempo ed è Bruno ad anticiparlo di un soffio. Al 32esimo è Renna dalla breve distanza ad impegnare il portiere lucano, che si supera 4 minuti dopo su una perentoria conclusione di Cipriani. Matera poco o nulla in avanti, solo qualche punizione di muro, poi il gol di Zian che illumina il grigiore della gara ed è la prima vittoria stagionale per i biancazzurri di casa. Per il Taranto, che domenica scorsa ha conquistato i primi punti del campionato, è ripresa invece la stagione del digiuno, nonostante quest'ultimo assalto di Cipriani in pieno recupero con un salvataggio miracoloso del portiere lucano Bruno.